una iniziativa di USB, assemblea di tutte le realtà produttive in crisi, un'iniziativa per far sì che i vari operai di tutta Italia si sentano uguali, per far sì che non vi siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Il dramma dell'Ilva, quanto a occupazione, si vive anche in altre parti d'Italia, ovviamente magari per diversi aspetti. Ecco, questa tutela a 360 gradi è la mission di USB. Ma noi oggi stiamo celebrando il fallimento delle privatizzazioni in Italia, che hanno prodotto dappertutto, vedi Ilva, vedi Alitalia, hanno prodotto sfaceli, hanno prodotto macelleria sociale, perché i dipendenti, i lavoratori sono stati i primi a pagarne le dirette conseguenze. Basti pensare che la sola Alitalia, nel corso delle tre privatizzazioni che sono succedute negli ultimi 10 anni, ha perso più di 10.000 posti di lavoro diretti. Quindi oggi noi proviamo a fare un ragionamento che va al di là di quelli che sono i ragionamenti che la politica, come dire, continua a fare. Noi crediamo che l'intervento dello Stato sia un intervento che si deve fare, perché è l'unico soggetto che può mettere le mani nel tessuto industriale e rilanciarlo. Caso a parte la questione Ilva, noi abbiamo sostenuto e sosteniamo la nazionalizzazione, che deve essere finalizzata alla chiusura delle fonti inquinanti. Una fabbrica di quel tipo, l'abbiamo detto, nelle mani di un privato diventa una, per le condizioni in cui è, diventa una mitragliatrice sul popolo. L'iniziativa di oggi, questa assemblea, alla vigilia della grande manifestazione di domani. Sì, abbiamo tentato di fare questo ragionamento con 24 ore d'anticipo rispetto alla manifestazione di domani, che sarà interamente dedicata alla questione Ilva di Taranto. È chiaro però che noi sindacalmente vogliamo costringere il governo a ragionare su un cambio di passo che ci porti soprattutto a tutelare, come dire, il bene primario, che sono i lavoratori, i dipendenti, e la produttività del nostro paese, che viene troppe volte messa in discussione da multinazionali che arrivano qui, come dire, la fanno da padrone. Caso Ilva su questo è emblematico, perché ci troviamo di fronte ad una multinazionale che non solo è venuta a Taranto, non ha rispettato gli accordi, ma a un certo punto, come dire, sta anche ricattando. Ecco, chiudo dicendo che il governo probabilmente dovrebbe rigettare il ricatto, dovrebbe avere un po' di orgoglio e dovrebbe per una volta, come dire, fare gli interessi del popolo, che non sono quelli della multinazionale. Pierpaolo Leonardi, dell'esecutivo nazionale confederale di USB, una iniziativa, quella di voler guardare a tutte le realtà operaie, non solo un fatto localistico, si parla tanto di Taranto, ma è opportuno fare un'analisi davvero su tante situazioni su cui è calato il silenzio. Beh, la situazione drammatica che vive l'ex Ilva di Taranto e la città di Taranto ci dà l'occasione di una riflessione più generale sullo stato dell'industria nel nostro paese e della totale assenza di una capacità dello Stato di governare l'industria pubblica e lo sviluppo del paese. Questo è un paese in cui le multinazionali arrivano, fanno shopping, scappano con il bottino, in cui si va desertificando il tessuto industriale da nord a sud, in cui si vuole accettare l'idea che questo sia un paese che deve essere dedito al turismo, dedito ai servizi, e non avere un impianto, un apparato industriale degno di un paese che compete nel mondo per collocazione strategica. Abbiamo voluto portare qui a Taranto le realtà che la nostra organizzazione, in cui la nostra organizzazione è presente, alcune delle realtà più significative, quelle che soffrono in maniera più pesante la crisi che sta attanagliando. Sono molti dei 150 tavoli aperti al Mise, oggi saranno qui e diranno la loro intorno a quella che per noi deve essere una battaglia di lunga durata, e quella di restituire al Paese una capacità di intervento pubblico, dotandosi anche di strumenti pubblici capaci di orientare l'economia, orientare le scelte in termini di programmazione industriale, di tutela dell'ambiente, di salvaguardia della salute delle persone.